Rolla. Radio Roma. Sì. I Perrollas, la strana coppia di Radio Roma. La strana coppia di Radio Roma è partita distratta perché stiamo chiacchierando con il direttore Marco Cassini. Possiamo sempre chiacchierare col direttore che non ci sono problemi. Allora, siamo entrati di diritto, nonostante noi, nella seconda ora di programmazione. Sono le 11:04, è domenica 6 giugno, tutto questo per dimostrare che siamo in diretta. E fin qui hai dato delle notizie banali, di qualcosa che non sia banale. Ah, l'ospite non è banale, ti è, beccati questo. Ah, sì, perché bene. Insomma ci ha accettato la nostra chiamata, la nostra rottura di scatola alle 11 di mattina. Se no sembra la chiamata alle armi, alle armi. Ladies and gentlemen, ospite via Skype dei Perrollas, Alessia Navarro, buongiorno. Hola, hola, come state? Buongiorno. Hola mi piace, mi piace. Di buon grado, perché per me alle 11 staccarmi un attimo da quelle belve dei miei bambini che stanno giù e da quello più grande, beh, è una un momento di relax che, di cui godo veramente poco. Ma siccome noi conosciamo poco Alessia Navarro, ricordiamo a tutti i telespettatori e i radioascoltatori che le 11 di mattina per Alessia Navarro è prima mattina, no? Sì, infatti. Lei fa la prima colazione alle 11. Allora, scherzi a parte, mi faceva piacere averti all'interno del Weekendone, perché noi siamo sempre molto attenti a tutte coloro che ricercano i personaggi femminili. Ah, hai messo la musica. Riconosci Ale? La senti la musica? Purtroppo non la sento. Perché ha disattivato una cosa? Adesso? Ti arriva? Vediamo se ti arriva così. Ecco. Yeah. Fate partire Bungaro. Allora, Bungaro fa da colonna sonora ad uno spettacolo che attualmente hai a giro, come si dice in gergo, che è questo Imparare ad amarsi, no? Imparare ad amarsi, sì, attualmente in giro, a giro diciamo che siamo un pochino fermi, vabbè, no? <tutti. ride> Come sono fermi un po' tutti quanti da qualche tempo a questa parte, però si riparte alla grandissima da settembre con questo spettacolo che è una garanzia, uno spettacolo a due ma con tantissimi personaggi, una commedia tratta da un testo francese che ha avuto grandissimo successo in Francia e che io e il mio collega stiamo portando in giro, il mio collega che voi conoscete poco, sì. Giusto? Soprattutto Federico Perrotta. Lo conosco pochissimo. Diciamo un collega così, insomma te lo sei messo in casa, esatto. E ci dividi anche la scena, ma noi sappiamo che... collega sulla scena e anche nella vita, no? Chiamiamolo collega, dai. Infatti in casa vi chiamate colleghi, anche io e Perrotta ci chiamiamo collega. Senti, allora, questo spettacolo meraviglioso va bene, ma io amo la tua ricerca artistica sui personaggi femminili. Al grande pubblico sei nota per aver fatto un Frida Kahlo meraviglioso, hai portato Frida in teatro ed è stato uno spettacolo di grandissimo successo. Ci vuoi parlare del perché ti sei innamorata di questo personaggio? Ma guarda, parte veramente da molto lontano. Allora, dovete sapere che accanto alla mia formazione attoriale io sono un'antropologa. Ho studiato antropologia specializzandomi sul Messico, messicanista, e quindi nei vari viaggi che io ho fatto in Messico ho avuto l'opportunità di conoscere questa figura d'eccezione proprio nel panorama artistico messicano e non solo, culturale, sociale, politico. Ho avuto modo di visitare tutti i luoghi in cui lei ha vissuto e mi sono innamorata di questa figura particolarissima degli inizi del Novecento, che ha fatto delle cose che all'epoca le donne si sognavano, quindi è stata veramente una donna controcorrente, fuori dagli schemi, che ha rincorso sempre quelle che erano le sue passioni, lottando con un corpo in sfacelo, purtroppo, perché è una donna che ne ha viste di cose che è veramente... Che voi umani non potreste... No, purtroppo ha sopportato fisicamente delle pene devastanti. Senti, esatto. È un personaggio sempre molto attuale. Che cosa racconta, secondo te, alle nuove generazioni di donne? Beh... innanzitutto, se la prima cosa a cui penso se io
mi rivedo un attimo in Frida, è la forza, ha una grandissima forza di spirito e una grandissima coscienza per imporsi proprio come personalità femminile all'interno di una cultura e di una società che a volte fa un po' fatica ad accettare delle posizioni femminili. Dico purtroppo perché ancora adesso, soprattutto in ambito lavorativo, la donna deve sempre un pochino scalciare, no? E quindi una figura attuale. Noi parliamo veramente dei primi anni del Novecento. Lei dice: sono nata con una rivoluzione. Esatto, è nata veramente durante la rivoluzione messicana. E ha lottato anche in prima linea politicamente per far valere i propri diritti, e ancora adesso è una persona attualissima, perché molte donne ci si riconoscono e molte donne sicuramente possono trarre spunto da questa forza grandiosa di cui lei è stata veramente protagonista e promotrice, insomma. Senti, il tuo lavoro è sempre molto attento appunto a queste figure femminili. Ti ho visto in teatro in Follia con la regia di Matteo Tarasco, straordinario, con questi tre personaggi, se li vuoi ricordare, sempre molto emblematici. Qui un altro tipo di ricerca, diciamo. Di ricerca, perché a me piace moltissimo parlare di donne. Credo che fare teatro, fare cultura sia innanzitutto un fare sociale, cioè portare veramente alla visibilità e alla ribalta qualcosa che possa lasciare un segno, che possa lasciare comunque un piccolo esempio per tutti. Sono una grandissima appassionata di biografie, soprattutto le biografie scritte da donne realmente esistite. Nel corso dei vari viaggi che io ho fatto, ho avuto sempre modo di conoscere altre figure. Da qui mi è nata la voglia e la volontà di portare sulla scena tre figure molto importanti dei primi anni del Novecento, a partire da Alma Mahler, musicista, compositrice e moglie di Gustav Mahler, grandissimo compositore, poi Marina Svedeva, poetessa russa, anche lei che ha vissuto comunque una vita di emigrazioni in giro per il mondo e comunque ha una vita abbastanza impegnativa anche dal punto di vista veramente umano. E poi un'altra figura che mi ha sempre affascinato era quella di Kiki de Montparnasse, la regina di Montparnasse nei primi anni del Novecento francese, una modella, amante di Man Ray, che ha vissuto veramente quegli anni frizzanti, pieni di fermento, di cultura, dove a Parigi si riversavano veramente la maggior parte degli artisti di tutto il mondo. E ho avuto la voglia di portarle sulla scena perché hanno vissuto in qualche modo una situazione abbastanza liminale nella loro vita, tra la coscienza ferma, vivida, reale e la follia. La follia, essendo comunque un campo che dà modo a molte persone di sperimentare alcune chicche creative che altrove invece sono precluse, certo. Mi è venuta in mente proprio di creare uno spettacolo, e grazie alla regia di Matteo Tarasco, grandioso, e alla scrittura di questo testo di Fabio Appetito, è stato veramente un percorso per me fondamentale. Lo sai che cosa devo dire, Alessia? Che rispetto a quello che dici tu, no, la passione per questi grandi personaggi, tu quando devi parlare di questi personaggi proprio ti mancano le parole. Ti mancano, non hai le parole. No, non sapeva che dire, Perrotta non sapeva che dire, quindi insomma. No, invece, senti, allora, ovviamente manchi dalle scene da un po' come tutti, perché chi si occupa poi prevalentemente di spettacolo dal vivo, appunto, è stato un periodo veramente tremendo. Ti aspetti un pubblico diverso? Mi aspetto un pubblico sicuramente con un'attenzione diversa
e una, forse anche una leggerezza diversa, cioè delle persone che mentre prima andavano a divertirsi a cuor leggero, me le immagino un pochino, forse impaurite, un pochino più attente, però credo che con le giuste misure, con le giuste precauzioni, la gente possa riservarsi anche un momento, no, di ilarità e un momento di... in cui veramente a di volte distrazione, si ha... anche di distrazione. Senti, sei una viaggiatrice seriale, come ti conosco io, ovviamente non hai potuto farlo, dacci due o tre mete che insomma appena potrai o chi può ci può andare, qualcosa che c'hai, qualche sogno nel cassetto di viaggio. Beh, tantissimo. Cala, cioè, mo tira fuori l'enciclopedia. Con la valigia in mano, io una delle mete che mi è rimasta nel cuore è appunto tutta la parte Parigi, che è il mio posto del cuore, sicuramente tutta la Provenza, quindi tutta la parte del sud di Parigi, dalla Provenza fino in Camargue, dove si vedono degli spettacoli meravigliosi, soprattutto durante la fioritura della lavanda. E ho sentito il profumo, guarda, mentre descrivevi ho sentito il profumo di lavanda. È arrivato qui, purtroppo oggi c'è un tempo orrendo, a Roma ha cominciato a piovere, quindi dicevo il sud della Francia, la Provenza, sicuramente il Messico, che ci regala dei posti sia da un punto di vista culturale per quanto riguarda i siti archeologici, ma anche da un punto di vista di bellezze naturali favolose. Tutto il Messico, e poi mi piacerebbe sicuramente andare in Brasile, che è un posto che non conosco, ma che sto valutando e che sto facendo il mio percorso, me lo sto lavorando. E quindi io credo che presto ci sarà anche magari un racconto teatrale su questo nuovo viaggio, al momento è mentale, poi sarà fisico, verso il Brasile. Noi ti vogliamo salutare. Ti porti dietro il mio collega, no? No, ma infatti la cosa è che diciamo lasceremo i nostri colleghi e io e la Navarro partiremo verso Lidi, da tutti da scoprire sia artisticamente che insomma geograficamente, vero? Il molliamo con tutta la prole, però sì, la prole. Io anche le bestie, quelle pelose, lascio. Va benissimo, un abbraccio ad Alessia Navarro, imparare ad amarsi, presto di nuovo a teatro e per i prossimi progetti. Grazie di essere stata con noi qui su Radio Roma. Grazie, buon pranzo. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie a tutti, un abbraccio. Ciao. La nostra viaggiatrice seriale, la nostra dispensatrice di personaggi femminili, la definirei, no? La Alessia Navarro.